Salve, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Io sono Salvo, questo è il mio canale Come si fa. Oggi volevo parlarvi di un Sonoff Dual, cioè questo. A cosa serve, come si usa e come si installa. Vedremo anche l'applicazione proprietaria. Sì, ma non subito. Prima metti un like verso sopra, iscriviti al mio canale qui sotto. Tranquillo, è gratis. Registrati anche al mio sito. Condividi con tutti su Facebook, Telegram, Instagram, dove ti pare a te. E attiva la campanella sempre qua sotto. E ora, sigla! Allora, oggi parliamo del Sonoff Dual, due canali, Wi-Fi, Smart Switch. È supportato su Eulink, Amazon Alexa, Google Assistant e Next. Allora andiamo a vedere le caratteristiche. Modello Sonoff Dual, corrente da 90 a 250 volts AC, 50-60 MHz, massima corrente 250 volts, 16 A, 3500 watt totali, colore bianco, materiale in ABS, Wi-Fi standard. Vediamo all'interno cosa abbiamo. All'interno troviamo un manuale, ovviamente in cinese e inglese, e diciamo una sorta di garanzia come tutti i nostri Sonoff. Questo è il nostro Sonoff, si presenta così. Andiamo ad aprire il cassettino. Ok, vediamo che ci abbiamo qui. Il primo morsetto è L, quindi è l'ingresso della corrente. Poi abbiamo i neutri, che sono tre neutri in comune. Poi abbiamo out linea 1 L e out linea 2 L. Perfetto, questo qui non è altro che un Sonoff basic con due canali. Ok, ora apriremo il nostro Sonoff Dual per vedere cosa c'è dentro. Ok, all'interno troviamo due relè di 10 A, ci sono due LED, il pulsantino e la cosa che mi è piaciuta sono questi quattro contatti, che vedremo a cosa serve. Praticamente, vi ricordate le modifiche che abbiamo fatto sul Sonoff Basic? Praticamente loro già hanno impostato qui due pulsanti, quindi da qua possiamo fare uscire due pulsanti. Vi farò vedere anche come. Andiamo intanto a installarlo sul nostro smartphone, quindi richiudiamo il tutto. Ci procuriamo una prolunga con una spina. Andiamo a collegare il neutro al neutro e la fase alfa alla fase, quindi fase. E neutro. Accendiamo. Lampeggia. Ok, e andiamo a prendere il nostro smartphone. Apriamo la nostra applicazione Eulink. Ok, una volta che vi loggate, questi sono tutti i miei accessori, tutti i miei Sonoff collegati. Una volta aperta l'applicazione, quindi vi siete loggati e avete fatto tutte cose, andiamo a ricercare il nostro Sonoff.
Ok, ricordatevi che quando fate questa operazione di collegare il nostro SONOFF non dovete essere collegati col telefonino alla linea Wi-Fi di 5 GHz, dovete essere collegati alla linea Wi-Fi 2 giga e 4, va bene? Andiamo a cercare il nostro SONOFF Dual. Diamo tap su più, dice di portarlo, quindi teniamo i nostri sempre 7 secondi. Aspettiamo che si metta a lampeggiare come lampeggia qui e diamo prossimo. Mettiamo password il nostro router e andiamo a cercarlo. L'ha trovato. Mettiamo il nome del nostro dispositivo. Per comodità mettiamo prova. Aggiunta riuscita. Ok, andiamo a trovare su prova. Ok. Quando entrate nell'app, quindi nei comandi del SONOFF, vedete che vi dice che la versione del firmware può essere aggiornato. Andiamo a aggiornarlo. Quindi apriamo su impostazioni e andiamo a scaricare, se vedete qui, possiamo scaricare l'aggiornamento. Se usciamo, ritorniamo indietro, vediamo che sta scaricando a 6%, 7% e così via. Ok, una volta fatto questo, andiamo sulle impostazioni e vediamo che è stato aggiornato e dice ultima versione. Quindi questa qua è l'ultima versione. Perfetto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci compare nella nostra applicazione. Compare il primo tasto, canale 1, si accende il LED verde e si accende anche lui. On, il secondo canale, si accende un po' più forte. Ne spengo un altro, diventa rosso e rosso. Abbiamo anche la possibilità di accenderli tutti e di spegnerli e accenderli tutti insieme. Possiamo condividere con un altro smartphone o tablet, quello che sia. Possiamo impostare degli orari e possiamo fare un conto alla rovescia. Quindi possiamo dargli 30 minuti, tra 30 minuti si deve disattivare. Ok. Ora vi faccio vedere come si possono installare i pulsanti su questo SONOFF. Allora, ovviamente il tastino serve solo per configurare il nostro SONOFF, perché abbiamo la possibilità di poter far funzionare con i tasti aggiuntivi. Andiamolo a vedere. Stacchiamo sempre la corrente, riapriamo il nostro SONOFF. E andiamo a leggere GND è la massa, button 0 e button 1 e poi ci abbiamo GN è l'altra massa, quindi questo qua sarà la massa del bottone 1 e questo qui sarà la massa del bottone 0. Ok, ora andiamo a saldarli 4 fili. Prepariamoci 4 spezzoni di cavo. Allora, ci procuriamo due spezzoni di cavo di due colori diversi, in cui facciamo per esempio il giallo, lo prendiamo e lo dividiamo in due, quindi prendiamo una misura precisa.
e lo dividiamo in due. La stessa cosa per il filo bianco, lo prendiamo, questo solo per differenziare un pulsante dall'altro. Lo andiamo a spellare sia quello bianco che sia quello giallo. Ripeto, i colori sono solamente indicativi, potete mettere qualsiasi tipo di colore. Andiamo a stagnare. Una volta stagnati tutte e quattro, siccome è possibile anche farli funzionare con delle spinette, io non ce l'ho e li vado a saldare, andiamo a saldare nei contatti, i primi due GND e button 0, due fili bianchi, quindi qua e qua. Andiamo a vedere come installarli. Come sempre ci facciamo aiutare dalle nostre manine. Prendiamo il filo bianco, diamo un po' di saldatura sul primo morsetto, prendiamo il filo bianco, saldiamo il primo filo. Stessa cosa per il secondo filo. Così anche per gli altri due che andiamo a collegare il filo giallo. Ok, una volta fatto questo controlliamo che i fili siano saldati perfetti. Ok, i fili sono ok. Dobbiamo ora far uscire questi quattro fili dal buchino che c'è qua lateralmente. Una cosa che possiamo fare è farli uscire prima dalla scatoletta, quindi all'interno, è abbastanza grande per farli passare tutti e quattro. Stiamo attenti quando li mettiamo, se si toccano potete anche isolarli con un po' di colla a caldo. A posto. A questo punto abbiamo due fili bianchi e due fili gialli. Ora dobbiamo installare i nostri due pulsantini. Ok, ci procuriamo due pulsantini, ci procuriamo due lampadine, ci procuriamo due pulsanti per la nostra serie civile, due lampadine e il nostro solito cavetto. Andiamo a installare i primi due fili gialli sui pulsanti. Spelliamo
li collichiamo al primo pulsante. Quindi abbiamo collegato i nostri primi due fili e colleghiamo gli altri due fili all'altro pulsante. Ok, abbiamo i nostri due pulsanti già pronti. Dobbiamo ora installare tutto sul nostro sonoff. Prendiamo il filo di corrente, andiamo a mettere la fase, sempre al solito alla fase. Il neutro lo colleghiamo al morsetto di neutro. Prendiamo la prima lampada e colleghiamo il primo canale L-out e il neutro al primo morsetto neutro, che sono tutti in comune. La stessa cosa per la seconda lampadina. Prendiamo la fase e la colleghiamo in uno dei due morsetti L-out-2 in questo caso. Andiamo a collegare. E andiamo a collegare anche il neutro nella mossettiera. Assicuriamoci sempre che i fili non si stacchino e li andiamo a mettere il tappo del cassettino. La terra purtroppo qua non la possiamo collegare perché non è prevista la terra, ma potete collegarla al vostro impianto elettrico. Ok, una volta chiuso questo ci ritroviamo i due pulsanti e colleghiamo la corrente. Si collega, se fate caso qui il LED ora va a cercare il nostro router a posto, e con i tastini accendiamo la prima lampada e la seconda lampada. Quindi ci siamo creati due pulsanti appositi. Purtroppo, essendo che c'è solo un pulsante, loro hanno studiato che con quei due morsetti si possono collegare. Andiamo a vedere se funziona anche con la nostra app. Allora, mettiamo la fuori di camera 1 e spegniamo 2 e spegniamo, se no li accendiamo tutti e li possiamo spegnere sia dall'app, tutte e due, accendiamo e spegniamo tutte e due, che anche singolarmente, e quindi singolarmente si possono spegnere. Questo può comandare anche delle prese oltre le lampadine. Io ho fatto l'esempio con le lampadine per essere più veloce. Ok, con questo è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un bellissimo like verso sopra, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi pure al mio sito, registratevi anche al mio canale Telegram, e con questo è tutto. Vi saluto e vi do al prossimo video. Ciao, grazie.